Gli eventi di questi ultimi giorni hanno confermato le difficoltà che già conosciamo, un territorio che è fragile di per sé stesso dal punto di vista geologico, un territorio con una urbanizzazione, quindi una impermeabilizzazione notevole, un territorio poi che si trova a convivere anche con degli eventi climatici e meteorici che sono sicuramente molto più impattanti e frequenti e devastanti rispetto al passato. La nostra posizione credo che dovrà essere sempre di più incentrata su opere di prevenzione. Chiaramente potremo farlo al meglio se saremo coordinati assieme alle altre strutture presenti sul territorio, a partire dai livelli nazionali, poi a scendere sino a livello regionale, anche con servizi tecnico di bacino e tutti gli altri enti che, piaccia o no, hanno competenze sul territorio. Anche qua in prospettiva una riorganizzazione, anche una semplificazione, credo che sarebbe molto funzionale per garantire un'efficienza, quell'efficienza che tutti auspichiamo per gli interventi. Dal nostro punto di vista sull'agricoltura, appunto, in pochi mesi passiamo da un eccesso all'altro, l'impegno è fare in modo che, diciamo, di mitigare questi eccessi per l'irrigazione, utilizzando, cercando di creare delle riserve di acqua per l'uso estivo, e invece per le piene autunnali o primaverili, per fare in modo che ci sia il miglior deflusso possibile, da qua l'importanza delle manutenzioni preventive degli impianti. Noi crediamo che debba essere continuo il nostro sforzo e le nostre segnalazioni attraverso le strutture che abbiamo a livello di contatto, di comunicazione, presentando non solo delle parole ma dei progetti concreti, e anche la nostra associazione nazionale ha già raccolto dal territorio una miriade di progetti. Solo per la provincia di Parma il consorzio di bonifica ha presentato una serie di interventi per un importo di 22 milioni di euro, moltiplicati a livello nazionale danno alcuni miliardi, però sono quelli di cui sentiamo discutere tutti i giorni a livello nazionale delle emittenti. Sappiamo che il periodo difficile per l'economia, però serve un intervento deciso della politica sotto questo aspetto. Diversamente faremo con le proprie forze, ma in modo molto limitato rispetto alle esigenze.